per il ciclismo del 96. Il servizio del nostro inviato, Claudio Di Benedetto. Il trofeo La Iguaglia è una corsa importante, non solo perché è la prima del calendario italiano, ma anche perché al via i grandi nomi non mancano mai. Stavolta c'è Olano, il campione del mondo, Musseo, Bugno e Chiappucci, tanto per citarne qualcuno. Grandi assenti in corsa però, e allora largo ai piccoli, anzi al piccolo come lo chiamano gli amici, Frank van den Broek. La sua squadra, la Mapei GB, lascia sfogare gli altri per un po'. Poi, quando Axel Merckx sul testico porta il primo attacco vero della giornata, Andrea Tafi comincia a lavorare sodo. Ai piedi della crocetta riporta il gruppo su Merckx. E quando si muovono Coppolillo, Colombo e Massi, entra in scena anche Frank van den Broek, che non ha ancora 22 anni, ma corre già come i grandissimi. Il quartetto si catapulta su Albenga, incrementa il vantaggio in pianura, cambi regolari, ognuno pensa di poterla spuntare in una volata che invece è senza storia. Van den Broek si alza appena dalla sella, si risiede, si mette comodo per poter alzare le braccia in anticipo, precedendo Massi, Coppolillo e Colombo. Una passeggiata, lo ammette anche lui. Volata facile? Volata facile, sì.